Allora, il vero segreto della seduzione, il segreto fondamentale della seduzione è che per convincere qualcuno, o comunque per far innamorare qualcuno, dobbiamo in prima cosa essere sicuri noi di noi stessi. Quindi, se qualcuno si allontana e noi siamo personalità insicure, come ad esempio nella teoria dell'attaccamento di Bowlby, siamo ad esempio personalità ansiose, è ovvio che una personalità ansiosa, che ha un attaccamento ansioso, quando qualcuno si allontana va subito in crisi, non riesce più a connettere fondamentalmente. Quindi questo è fondamentale. Quindi dobbiamo imparare a essere sicuri di noi stessi. Quindi come dico sempre, come dice anche Giorgio, la sicurezza in se stessi si costruisce, è un qualcosa che si può costruire, perché se non c'è questo, ovviamente, purtroppo metteremo in atto il comportamento sbagliato, che è quello di inseguire una persona che si allontana. E, come dire, chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Diciamoci la verità, tutti noi nella nostra vita, chi prima, chi dopo, abbiamo inseguito qualcuno che si è allontanato. Io non credo che esista nessuno al mondo che non abbia avuto nella sua esistenza l'esperienza di inseguire qualcuno che in realtà si stava allontanando. Però qual è l'effetto che ottieni? Se tu insegui qualcuno che si sta allontanando, ottieni esattamente l'effetto opposto, ottieni l'effetto che questa persona di fatto continuerà ad allontanarsi e si allontanerà sempre di più. Salutiamo anche Sara. E quindi se non impari ad essere sicura di te stessa, ad accettare te stesso e ad accogliere te stessa o te stesso, come pensi che possano fare gli altri? Allora, quindi la prima cosa, individua quelli che sono i tuoi punti di forza, perché, come dire, ognuno di noi ha dei punti di debolezza che sicuramente dovrà rimettere a posto, ma comunque anche potenziare i punti di forza. E un suggerimento è fare delle piccole cose che piano piano ti producano sicurezza. Una delle cose fondamentali è potenziare il controllo della nostra mente, il controllo dei nostri pensieri. Soltanto se riusciamo ad esercitare i nostri pensieri, la nostra volontà, e quindi possiamo utilizzare anche delle frasi come mantra, ad esempio: io sono un centro di volontà, io esercito la volontà, io mi amo e mi accetto così come sono. Insomma, utilizziamo anche delle parole, iniziamo a mettere un linguaggio dentro di noi che ci possa far crescere l'autostima, il piacere a noi stessi. E nutrire ovviamente anche la parte emotiva, come anche sta dicendo giustamente Giorgio. La parte emotiva la nutriamo facendo qualcosa che ci possa dare un po' di emozioni, anche se fosse un'autopenalizzazione. Ma quello che suggerisco io è di nutrire la nostra parte emotiva sfruttando proprio il fatto che una persona si allontana. Come faccio? Anziché darmi l'emozione di inseguire, mi do l'emozione di mandare a fanculo. Perché anche quella è un'emozione, ma è fondamentale farlo, cioè anziché darti l'emozione, perché l'emozione sarebbe di inseguire qualcuno che non ti prende in considerazione, inseguire qualcuno che non ti dà quello che vuoi, devi fare esattamente il contrario, quindi darti l'emozione di mandare a fanculo. Salutiamo anche Martina. È una grande emozione quella, perché è l'affermazione, diciamo, di se stessi. Mi ci faccio le magliette col vaffa. È un po' come dire una volontà di potenza, no? Come diceva ad esempio Nietzsche. Quindi, ed evitare di essere autocritici verso noi stessi, eccessivamente autocritici. Soprattutto evitare di viversi sensi di colpa, perché se una persona si allontana, di fatto il problema è suo, non è un problema mio. Io mi vivo un problema perché probabilmente mi faccio dei sensi di colpa. Quindi impariamo a guardarci con amore, impariamo a darci amore, impariamo
a evitare, ad esempio, di fare confronti fallimentari con altre persone, ma a fare confronti in generale. Sono soltanto i mentecatti che si confrontano con altri, sono soltanto i mentecatti che sono criticoni verso gli altri, che vogliono a tutti i costi esprimere la loro opinione e far valere la loro opinione. Ecco, quindi per noi dobbiamo, diciamo, cullarci nell'immagine di noi stessi e dobbiamo renderla sempre più bella, un'immagine di luce. È fondamentale importanza per il nostro benessere creare un'immagine positiva di noi stessi, anche perché l'immagine, a differenza della realtà, perdura molto più a lungo. Quindi, e spesso noi abbiamo delle immagini negative, noi ci siamo creati col tempo delle immagini che ormai non sono più attuali, sono immagini del passato ma negative. Faccio un esempio: se un bambino di 2 anni aveva paura ad uscire nelle scale perché pensava che ci fosse l'uomo nero, quella si immaginava quest'uomo nero nelle scale, quello era positivo, no? Perché in qualche modo gli evitava di fare dei danni. Ma se tu a 40 anni hai ancora paura di incontrare l'uomo nero o di incontrare una persona negativa, la attirerai, ne avrai tanto paura che per legge di attrazione la attirerai. E come dice Giorgio, il mindset migliore per decomprimere gli allenamenti è quello di creare, sì, creare qualcosa, fare qualcosa di diverso. È importante darci delle emozioni, che credo che sia un punto molto importante, un punto fondamentale, sviluppando un carattere. Il carattere forte, la personalità forte, affascina. E noi dobbiamo diventare affascinanti. E gli uomini per cui le donne perdono la testa e le donne per cui gli uomini perdono la testa non sono necessariamente bellissimi o bellissime, ma sicuramente dal loro modo di fare trapela sicurezza, trapela la capacità di mantenere il distacco dal risultato, trapela la capacità di non coinvolgersi. Ora, se noi riusciamo a fare questo e a sviluppare questo, a sviluppare la nostra dignità, beh, è molto semplice togliersi dai coglioni una persona che si allontana. Perché se una persona si allontana, potremmo andare a fanculo, che sarebbe una buona emozione, ma quando raggiungiamo un alto livello di consapevolezza, noi non facciamo assolutamente nulla. Una persona si allontana, amen. Come dire, non battiamo ciglio, salutiamo il gattetto. E questo è quello che dobbiamo imparare a fare. E non costa assolutamente niente farlo. È molto semplice. Bisogna non fare niente. Tu dici, a non fare niente non ci vuole poco, fondamentalmente. A non fare niente ci vuole poco, però questo niente è una grande prova. Invece, se quando una donna permette a un uomo di trasformarli in zerbino o viceversa, una volta che si sarà trasformato in zerbino, paradossalmente lui non troverà più niente di interessante in lei e si allontanerà. O comunque, quando un uomo diventerà cavaliere servente, l'uomo non troverà, la donna non troverà più niente di interessante in lui e si allontanerà. Perché le persone zerbine, cavalier serventi, le persone che rinunciano alla propria dignità, non potranno mai far innamorare nessuno. Perché trovare un uomo è facile, ma se tu perdi la dignità, è difficile riconquistare la dignità dopo che l'hai persa. Trovare una donna è facile, ma se tu perdi autostima, ritrovare la tua autostima sarà completamente difficile. Quindi, come dire, e poi devi manifestare sempre entusiasmo. Esatto, se ti poni come servo della gleba, non farai innamorare neanche le formiche, non farai innamorare nessuno. Noi dobbiamo presentarci non come plebei. Se ti presenti come un plebeo, non coinvolgi nessuno. Salutiamo anche Cami.
E poi una cosa che suggerisco io è quella di essere anche entusiasti, insomma, essere entusiasti coinvolge, perché di fatto la vita è comunque un'avventura da godere, è un'avventura a tempo limitato, no? Visto che il nostro tempo comunque è limitato e tra l'altro non sappiamo neanche quanto sarà, perché, come dire, tutti sappiamo che moriremo, ma nessuno sa quando, quindi potrebbe essere tra un anno, tra 10 anni, tra 50 anni oppure oggi, in questo momento, no? Nessuno sa esattamente, bene, Gattetto, mi fa piacere, nessuno sa esattamente cosa capiterà. Per cui questo tempo, quanto lungo sia, possiamo, se non lo possiamo allungare, come diceva Giorgio, possiamo allargarlo, cioè immettere dentro di noi nuove esperienze, nuove possibilità, mettere energia, energia propulsiva, anziché vivere nella noia, vivere nella gioia, fa anche rima, non noia, ma gioia. Le persone che mostrano entusiasmo anche per le piccole cose, diciamo, piacciono molto di più e poi hanno anche più fascino, sono affascinanti. È difficile che una persona affascinante, entusiasta della vita, che vive le cose con gioia, venga lasciata. E se succede, perché tutto è possibile, se ne fotte, perché vuol dire che chi l'ha lasciata è un coglione, che non sa quello che si è perso. E ripeto, molto meglio perdere un uomo o una donna che perdere l'autostima e la dignità, perché di uomini e donne è pieno il mondo, diciamo così, salutiamo anche Crezi, di donne e di uomini è pieno il mondo, invece la dignità, una volta che l'hai persa, diventa un cammino. Non dico che non si può riacquistare, perché tutto è possibile, tutto è impermanente, tutto cambia, tutto si trasforma, quindi noi possiamo riacquistare tutto e anche la dignità, però diciamo dobbiamo imparare a non perderla, perché è come dire, è più facile evitare di perdere la dignità che riacquistarla una volta che si è persa. Come per fare un altro esempio, è più facile evitare di iniziare a fumare che smettere di fumare una volta che si è iniziato, no? Per fare un esempio, no? Poi è ovvio che puoi anche smettere di fumare una volta che hai iniziato o smettere di bere una volta che hai iniziato, ma è molto meglio ed è molto più facile evitare di iniziare a fumare, evitare di iniziare a bere. È vietato, diciamo, prendersi troppo, troppo sul serio. Mi avete preso per un coglione, ok? Troppo forte. Comunque, la vita è comunque un gioco e quindi vietato prendersi sul serio, insomma. L'atteggiamento giocoso è la carta vincente per sedurre, l'atteggiamento giocoso è la carta vincente per conquistare. La voglia di giocare è il modo migliore per darci emozioni, ad esempio. Come diceva Giorgio prima, noi dobbiamo imparare a darci emozioni e giocare, vivere il gioco, diciamo, vivere il gioco della vita, vivere il gioco dell'amore è la cosa più importante che possiamo fare. E quindi, buonasera anche a Tug, e quindi anche coltivate hobby, coltivate passioni, interessatevi di quello che vi piace. C'è chi vi piace l'arte, la pittura, la letteratura, gli sport, qualunque cosa, ma avere delle passioni non è un lusso, è un bene di primaria, diciamo, necessità, non è un bene di lusso. Perché se qualcuno pensa che avere le passioni comporti necessariamente, che ne so, essere benestanti, è falso, perché una passione può essere andare a correre, può essere uno sport, può essere, che ne so, fare qualunque cosa, e questo ci può portare soprattutto delle passioni, degli hobby che rendano più interessante la nostra vita, che ci permettano anche di migliorarci, ovviamente. E anche l'innamoramento è una cosa bella. Non confondete, ad esempio, l'innamoramento col bisogno, perché le persone bisognose cercano di sposarsi, le persone non bisognose si innamorano, perché i bisognosi di solito si sposano, non tutti, però
Innamorarsi è sicuramente bello perché fa sentire felici, ottimisti, con voglia di vivere, innesca nel nostro organismo tutta una serie di reazioni, no? Fisiologiche positive, ma non, stimolo ossitocine, eccetera, eccetera, ma non deve essere, diciamo, un attaccamento, perché se no. Produce tutto il contrario, produce cortisolo, produce stress, produce blocchi. Ma innamorarsi anche come hobby, come passione, se intendendo hobby come passione, innamorarsi fa parte del gioco della vita, è un qualcosa che, ma non deve diventare un attaccamento, perché se uno si innamora come attaccamento, quello non è amore, quello è il bacio della morte, della seduzione. E poi io credo sempre che avere degli obiettivi sia un altro punto fondamentale. Cioè non mendicate amore, ma ponetevi nei confronti di chi vi piace con l'atteggiamento di chi è sicuro di sé, di chi sa di essere un premio e di chi sa di avere molto da offrire. Se tu ti comporti, diciamo, in questo modo, non avrei paura che le persone possano allontanarsi, e se si allontanano vuol dire che non ti sei comportato in questo modo, quindi vai a capo e cerca di riprendere, di ricoltivare la tua energia, di ricoltivare la tua forza fisica e di migliorare i tuoi rapporti. In questo modo, come dire, genererai un senso di vuoto nella persona che si è allontanata, gli genererai praticamente un senso di blocco, per cui se una persona è convinta di poter calpestare, diciamo, i tuoi sentimenti, si sbaglierà di grosso, perché non ci riuscirà, perché sarai tu a generargli un senso di vuoto, sarai tu a generargli come dire, un senso di inadeguatezza. E credo che questo sia un punto fondamentale, insomma, da riuscire a portare a termine. Io credo che sia veramente la cosa migliore. Quindi resistere alla tentazione di voler, diciamo, inseguire le persone è fondamentale, è veramente fondamentale. Imparate a dire di no, imparate a dire di no anche a voi stessi quando vi viene il dubbio di voler inseguire qualcuno, di voler, diciamo, di voler, come possiamo dire, approcciarvi alla vita in modo bisognoso e pessimista, ma trasformate il pessimismo in ottimismo, insomma. Ecco, queste sono le cose che secondo me sono le cose fondamentali. Per fare breccia nel cuore, diciamo, di un uomo, una donna deve comunicargli di fatto che potrebbe vivere tranquillamente senza di lui, come dire, che se non ci saranno le condizioni non avrà problemi a dargli il ben servito, e se si allontanerà, arrivederci e grazie. Ecco, queste sono un po' le cose che volevo dire in questo video. Quindi mettete un like se il video vi è piaciuto, vi ricordo che